Siamo con il sindaco Fabrizio Tondi da Pedia San Salvatore, una serata dove verrà presentato il progetto del nuovo parco della Pineta. Sì, fin dalla nostra campagna elettorale avevamo in mente di rivalorizzare tutta l'area del cosiddetto Pratino, l'impianto sportivo del campo sportivo, l'area del tennis e della piscina, e ovviamente nel cuore c'era anche questa Pineta. C'era stato anticipato dalla vecchia amministrazione, diciamo, delle criticità che si erano manifestate. L'evento scatenante è stato che attraverso la caduta di un albero quest'estate i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno dato il via a una serie di accertamenti di sicurezza. Da questi sono emersi che la Pineta è raggiunta al suo termine vitale, come le persone. E qui, di fronte a questo, è nata l'esigenza nel contempo di abbattere la Pineta e di presentare un progetto di riqualificazione dell'area. Però la prospettiva è più ampia, una riqualificazione totale di tutta l'area. Lei l'ha definita nel suo comunicato una sorta di foritalico. Sì, un piccolo foritalico in cui l'offerta, sia diciamo di carattere di soggiorno che di carattere sportivo, debba diventare completa. Piccolo palazzetto dello sport, come ripeto, tutta una serie di offerte che vanno a incrementare quella che è una delle attenzioni maggiori di questa amministrazione, cioè valorizzare il patrimonio sportivo per farne fruire, diciamo, il turista e creare un motore di economia per il paese. Siamo con l'architetto Letizia Pizzetti, in carico da parte dell'amministrazione comunale per ridisegnare, rivedere tutto il parco della Pineta. Il sindaco ha parlato di una necessità legata alla sicurezza, però, ecco, proprio come stava accennando lei, anche di una riqualificazione totale dell'area. Sì, una riqualificazione generale dell'area, cercando di creare un grande parco urbano che inglobasse al suo interno un po' tutte le varie aree della zona, cioè la zona dei campi sportivi, del pattinaggio, del tennis, e questo grande parco urbano che verrà realizzato ristudiando un po' le aree limitrofe, come dicevo, le strade, i vialetti interni, le alberature. Un parco dedicato allo sport ma anche alla famiglia. Con scopo ricreativo per quanto riguarda la parte del parco della Pineta, e che colleghi però tutte le altre aree con funzionalità essenzialmente sportiva. Tempi di realizzazione del progetto, almeno indicativamente? Sì, certo, il fatto della recente caduta e dell'abbattimento ci dà delle accelerazioni. Noi abbiamo già provveduto a espletare una gara di appalto per il taglio e il ceppamento. Successivamente l'elaborazione del progetto si presenta anche con la possibilità di fare anche a lotti. Noi abbiamo già predisposto nel bilancio comunale un intervento di circa 130.000 euro. Speriamo di avere comunque dei contributi che possano, diciamo, inserirsi, perché è una spesa ingente per le scarse risorse di questi tempi di tutti gli ambiti comunali, quindi anche del nostro, del comune di Abbadia. Partiremo subito con il taglio, che penso andrà verso maggio, immagino giugno, insomma settembre se ci so, perché i tempi burocratici non sono in grado di poterli definire, e subito partire con la riqualificazione, far vedere che si taglia da una parte e si riqualifica dall'altra. Buon lavoro sindaco, la ringrazio. Grazie.